Ciao a tutti e benvenuti su Cosmo Channel. Oggi vediamo un saldatore digitale estremamente interessante. Si tratta del KSGR versione 2.1S. Con questo saldatore si possono utilizzare le punte T12. Ha una funzione che mette in standby il saldatore e lo riattiva appena lo muoviamo. In questo acquisto è inclusa la scatola di controllo, il saldatore ed una punta T12K. Il case della scatola di controllo è in alluminio ben rifinito. Le sue dimensioni sono 88 mm di larghezza, 38 mm di altezza e 130 mm di profondità. Nella parte posteriore troviamo la presa per l'alimentatore, un interruttore di accensione ed un fusibile di sicurezza. Nella parte frontale troviamo il connettore per il saldatore, un display LCD ben visibile ed un selettore rotativo e pulsante. Nella parte inferiore troviamo dei gommini antiscivolo. Per cambiare la punta basta svitare il blocco sul saldatore e sfilare la punta. Il connettore ha un unico senso di inserimento. Vediamo le informazioni sul display. Questa è la temperatura settata. Questa è la percentuale di potenza fornita alla punta per riscaldarsi. Questa è la temperatura raggiunta dalla punta del saldatore. Questa è l'ora. Questa è la punta selezionata. Questa è la temperatura interna della scatola di controllo o dell'impugnatura del saldatore. Cliccando e contemporaneamente ruotando il selettore si seleziona la punta installata, nel mio caso BC1. Ruotando in senso orario si attiva la modalità Boost. Se la punta non è stata mai usata, il controller testerà alcune temperature per qualche secondo per poi stabilizzarsi. Teniamo premuto il pulsante per 2 secondi per entrare nel menu. In standby possiamo settare la modalità di risveglio dello standby tra Shake, Switch manuale e automatico. Dopo quanto tempo entra in standby e la temperatura da raggiungere. In sleep possiamo settare il tempo necessario per entrare in questa modalità, deve essere maggiore di quello dello standby. Su Boost possiamo settare l'incremento di temperatura rispetto a quella settata e per quanto tempo deve rimanere attiva. Su Cold End Adjust possiamo settare se visualizzare la temperatura all'interno della scatola di controllo oppure del manico del saldatore. Inoltre possiamo regolare la temperatura se questa non è precisa. Su Tip possiamo selezionare tutte le punte in nostro possesso
in modo tale da non dover ogni volta scorrere tutta la lista di punti compatibili per trovare quella giusta. In Sleeping settiamo gli step di temperatura quando lo andiamo a regolare. In Password possiamo bloccare l'uso del saldatore con una password a 4 cifre. Qui possiamo far apparire uno screensaver dopo un determinato lasso di tempo. Qui possiamo attivare o disattivare il buzzer. In Voltage possiamo abilitare la visualizzazione della tensione erogata al saldatore sul display. Questo menu, avendo un alimentatore e non una batteria, è inutile. Qui possiamo decidere cosa deve fare il saldatore all'accensione, tra riposo, standby o running. Questo è un settaggio che non ci interessa. Anche questo è un settaggio che non ci interessa. Qui possiamo selezionare la lingua tra inglese e cinese. Qui modifichiamo la data e l'ora visualizzata sul display. Qui possiamo aggiustare la temperatura del sensore posto all'interno dell'impugnatura del saldatore. Questo è un settaggio inutile. Qui visualizziamo la versione hardware e firmware che comunque non può essere aggiornata. Qui possiamo resettare tutte le impostazioni a quelle di fabbrica. Infine, Exit per uscire dal menu. Questo set di 10 punte T12 è quasi indispensabile. Su ogni punta vi è indicato il tipo. Ho testato la punta fina e funziona perfettamente. Questa è una punta per grosse saldature. Anche questa funziona molto bene. Il saldatore è ergonomico e si impugna bene. Le punte si possono sostituire in pochi secondi. La funzione di ripresa dello standby tramite un sensore di movimento posto all'interno del saldatore è veramente comoda. Grazie per aver visto il video. Se vi è piaciuto, lasciate un like e iscrivetevi al canale.